Ciao, non so se questo sarà uno degli ultimi video che riuscirò a fare perché sono in partenza, martedì, proprio adesso è Susy, martedì parto e vado al mare, mi viene da ridere perché lei non sa che c'è la telecamera lì qui davanti e praticamente mi sta coprendo totalmente e stavo dicendo che martedì parto e vado al mare. E non so se riuscirò a fare un altro video per salutarvi, probabilmente questo sarà l'ultimo, e in questo video vi faccio un po' vedere i prodotti che porterò in vacanza con me, un po' tutti i prodotti un po' da mare, un po' i solari, i prodotti per capelli. Non vi faccio vedere quelli uguali che ho ricomprato, che avevo già l'anno scorso, per quelli lì vi rimando al vecchio video, vi faccio solo vedere le novità, quei prodotti diciamo che ho cambiato. Prima di partire volevo un po' parlare un attimo con voi dell'idea che mi è venuta e se riesco a farla mi piacerebbe veramente tanto portarla a termine. Siccome i primi giorni saremo in un bungalow, ma gli ultimi quasi 10 giorni saremo in una casa, avremo un po' più comodità e quindi pensavo di portarmi dietro tutto telecamera computer, perché la mia idea era proprio quella di portarvi in vacanza con me e con lei, perché ci sarà anche lei sicuramente in vacanza con noi. E allora vi stavo dicendo che la mia idea era proprio di fare dei mini vlog. Chiaramente magari i video saranno video con non particolarmente curati per quanto riguarda il montaggio, però mi piacerebbe fare appunto questa cosa. Devo ancora vedere e valutare come sia la ricezione là, perché non so se la ricezione sia al top, ma se comunque c'è una buona ricezione e riesco a caricare i video, mi piacerebbe tantissimo fare questa cosa. Ditemi anche voi se vi potrebbe fare piacere una cosa del genere, secondo me potrebbe venire una cosa veramente molto molto carina. E detto ciò, partiamo con scusate che chiamo il cane perché è in calore, non vorrei che Susy, ti vi stavo dicendo, vi faccio un po' vedere le cosettine che porterò in vacanza con me. Sono tutte cose che già ho usate, quindi so dirvi, tranne una cosa, l'unica che l'ho usata solamente una volta, quindi non vi so dire ancora con certezza come sia, però mi fido abbastanza perché comunque sono andata nello solito negozio per parrucchieri dove ero andata l'anno scorso e la commessa me l'ha consigliato molto bene, quindi mi fido abbastanza. Sto parlando di Circle Vital, che è uno shampoo doccia proprio specifico per il mare e quindi proprio per i capelli esposti al sole, al sale e al vento. Ogni tanto se mi giro è perché sto controllando il cane. Non è che mi giro così perché non sono normale. E questo l'ho provato una sola volta, quindi non vi so dire assolutamente come sia, però è specifico proprio per il mare. E la cosa che mi piace è proprio l'applicatore, che è molto molto comodo. Balsamo ho preso lo stesso dell'anno scorso, quello della Casey, e quello con la confezione arancione, e lo shampoo purtroppo non l'ho trovato e quindi ho dovuto prendere questo Circle Vital. Tra l'altro con due prodotti specifici per il sole mi hanno fatto un regalo che mi piace un sacco. Sono questi occhiali qua, molto vamp, molto da diva, e veramente mi sento molto, cioè mia mamma quando me li sono provati mi ha detto che assomiglio, mi fa assomigli a un'attrice. E ho detto, ma che attrice? Ah, non mi viene mica in mente, un'attrice, ma sì, dai, quell'attrice Julia Roberts. Cioè, io sono preoccupatissima per la sua sanità mentale e fisica, probabilmente sta passando un brutto periodo, perché come posso io assomigliare a Julia Roberts? Questo mi chiedo. Ma proseguiamo con i prodotti. E restando in tema capelli, un altro prodotto che ho ricomprato subito, che avevo fregato l'anno scorso al mio moroso, è che secondo me è super 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 eccezionale, addirittura ancora meglio del Moroccan Oil, è questo milkshake di Zone. Questo prodotto qua, come vi dicevo, l'ho fregato al mio moroso, nel senso che lui se lo portava in spiaggia perché il suo parrucchiere gliel'aveva consigliato, nonostante non ci sia scritto qua che deve essere usato appunto dopo il bagno in acqua con acqua salata o cose del genere. Sarebbe solo un condizionante per i capelli secchi per donare maggior pettinabilità ai capelli danneggiati, insomma è un condizionante. Nonostante appunto non ci sia scritto ciò, al mare è eccezionale. Proprio perché dopo che ti sei fatto il bagno e ti dai questo prodotto qua, i capelli sembrano puliti, non una traccia di sale, non sono assolutamente secchi, sono morbidissimi, sono profumatissimi e quindi questo qua è strategico al mare perché non solo si porta di giorno in spiaggia e quindi da dare un po' come protezione per il capello, ma anche di sera, a parte che ha una profumazione che è veramente super, una profumazione di latte buonissima, e quindi questo prodotto è super super
Sempre nel tema capelli, vi parlo di questo studio line indestruttibile, me lo porto dietro anche se comunque non mi esalta particolarmente, è un gel effetto bagnato, mi piaceva comunque l'idea, specialmente al mare d'estate o comunque anche in città ma d'estate, di avere il capello con effetto un po' bagnato, perché secondo me è una pettinatura abbastanza studiata, ha un bel effetto d'estate, un capello un po' bagnato, con una pettinatura un po'... non so, una treccia tirata, oppure un bello chignon, oppure una treccia un po' morbida con il capello qua tipo effetto bagnato, e tra l'altro sono pettinature molto molto veloci, e quindi l'idea di fare una pettinatura veloce e comunque al mare, magari che sia poco tempo, mi sembrava comunque un'idea brillante. In realtà questo prodotto non è il massimo, nel senso che il giorno dopo, io l'ho già provato in città ripetutamente, il giorno dopo hai quella pappettina tipo tutta, sembra che tu abbia della farina un po' in testa, e quindi non è il massimo. In più, forse perché comunque specifico per gli uomini, perché io non mi sono mica accorta quando l'ho comprato, che nel retro c'è proprio l'omino che si pettina, cioè proprio lo metto qua, quindi magari è specifico per l'uomo, e perché ne serve veramente una quantità incredibile per fare un bel effetto bagnato, perché la prima volta che l'ho messo ho fatto un pozzo e ho dovuto rinumidire i capelli, insomma era venuta una roba inguardabile, e probabilmente invece l'uomo, avendo comunque il capello corto, riesce a gestirlo in modo migliore. E lo porterò perché è comodo appunto per avere una pettinatura abbastanza veloce, però sicuramente la prossima volta cambierò prodotto, perché questo studio line della L'Oreal non mi ha entusiasmato particolarmente. Un prodotto che non porterò e non mi è piaciuto proprio per niente, ma c'è stata una mezza competizione femminile in mezzo durante l'acquisto, è questo qua della Nivea. Il Natural Oil, pubblicizzato proprio per la sua azione di non lavar via l'abbronzatura. In realtà a me sembra proprio che faccia l'effetto esattamente contrario. A parte il colore che per un bagnoschiuma a me non piace sinceramente vedere un bagnoschiuma così che sembra olio giallo, non è esaltante. Il profumo è buonissimo. La sensazione sulla pelle è molto piacevole, perché è un olio che si trasforma in una specie di schiumina leggera leggera, una cremina più che schiumina, quindi l'effetto è gradevole sulla pelle, però ho idea che invece di nutrire la pelle faccia proprio l'effetto contrario e aumenti la secchezza. Adesso non so se questa sia solo una mia idea, ma non mi ha esaltato proprio per niente. Passando ai solari e dopo sole, quest'anno ho cambiato il solare, ho preso perché ero proprio, ne avevo proprio bisogno al momento, perché dovevo iniziare il centro estivo, questo Ambra Solaire protezione 10 della Garnier. Ero un po' indecisa se prendere quella nuova linea con le perle dorate, però ho detto, ma secondo me l'effetto comunque abbronzatura più intensa è solamente dato dalle perle dorate, e quindi sono voluta stare un po' sul prodotto classico. Questo è un latte, è estremamente liquido, e la cosa però simpatica è che si assorbe in una maniera incredibile, si assorbe molto molto rapidamente, e a me questo prodotto mi è piaciuto un sacco. Non è grasso, è resistente all'acqua e non mi sono assolutamente mai scottata, nonostante la protezione non sia altissima perché è una 10, e proprio mi è veramente molto 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 piaciuto. E infatti dopo ho preso anche una protezione un pochettino più bassa, ho preso la 6, sempre della stessa linea, però questo dice che è arricchita di vitamina C. Adesso il mio cane si sta strangozzando. E come protezione intermedia utilizzerò quella dell'anno scorso, della 15 della Guam, e invece come protezione di viso ho sempre ripreso quella della Venn, la numero 20, anche se vi volevo parlare un attimo di questa protezione 6 della Armstrong, protezione molto bassa. Ve ne volevo parlare perché ne avevo sentito parlare non troppo bene, in realtà io mi sono trovata splendidamente. Ovviamente per il mare è un po' bassa come protezione, perché una 6 al mare tutti i giorni al sole non mi sembra proprio una genialata, e infatti userò la Venn, però questa qua in città veramente io mi sono trovata molto 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 bene in città e al centro estivo, perché comunque quasi tutti i giorni eravamo in piscina con i bambini, quindi insomma
una protezione, anche se era per qualche ora, ci voleva. E questa non mi ha assolutamente deluso, anzi mi è piaciuta veramente tanto, nonostante non sia un'emulsione, ma sia una crema, quindi un po' più grassa e magari per il mio tipo di pelle potrebbe non andare bene, non mi ha scatenato nessuna reazione e quindi proprio la Armstrong mi è piaciuta un sacco. Passiamo al reparto dopo sole e come dopo sole ho voluto provare, sempre della Garnier, la linea che vi dicevo prima, che non ho preso per il solare ma ho preso per il dopo sole, e questa qua della Garnier Golden Touch con olio di monoi e microperle dorate, e questa mi è piaciuta moltissimo. Allora l'odore, anzi il profumo è... è incredibile, sapete che io sono un po' maniaca dei profumi, è da giù di testa, è buonissimo, sa proprio di olio di monoi, è stupendo, e ci sono queste micro pagliuzze dorate, queste micro dice perle, ma in realtà più che perle sono micro brillantini, diciamocela tutta, che danno appunto, esaltano il colore della bronzatura. Ecco, forse qua si vede bene, sono proprio queste micro pagliuzze dorate che stese bene, adesso qua sono in grande quantità, esaltano proprio il colore della bronzatura, quindi danno un effetto ambrato, un effetto molto molto gradevole sulla pelle abbronzata. Questo prodotto mi piace particolarmente perché ha un'idratazione ottima e ha appunto questo profumo eccezionale, anche se non batte il mitico Hawaiian Tropic Body Gloss cui avevo parlato l'estate scorsa. Unico problema è che questo io non riesco più a trovarlo, infatti sono disperata, me ne è rimasto pochissimo, erano rimaste tipo due dita, e questo secondo me è ancora più buono, forse non tanto per l'idratazione ma per quanto riguarda la colorazione che dà alla tua pelle abbronzata, è veramente meraviglioso, e anche il profumo di questo sa di cocco, è super, però io non riesco più a trovarlo. Io ho visto che la Hawaiian Tropics adesso ha cambiato la sua linea e nella sua linea questo prodotto non esiste più. L'ultimo prodotto di cui vi parlo è sempre della Hawaiian Tropic, questo burro corpo, Body Butter After Sun, questo prodotto mi lascia particolarmente perplessa. Nonostante me lo porterò dietro, dovrebbe avere una profumazione exotic coconut di cocco. In realtà per me ha una puzza esagerata. Io non so se sia la confezione... Susi! Non so se sia la confezione, nel senso che la crema abbia un po' assorbito la plastica, ma secondo me sa proprio di plastica. Mamma mia, per me c'ha una puzza che non si sopporta, e l'odore di cocco non so dove sia, forse un retrogusto lontano, lontano, lontano ce l'ha, ma per il resto ha una puzza veramente forte, e mi dispiace perché oltre a costare 12,90 €, che secondo me è abbastanza per un prodotto, vabbè ce ne sono 200 ml, però è abbastanza, sono 13 €, mi dispiace perché come idratazione è veramente molto molto buona, proprio lascia la pelle bella nutrita, bella burrosa, quindi ottimo dopo una bella giornata di esposizione al sole. E invece c'ha questa puzza, la puzza dopo un po' va via, quindi magari, però appena te lo dai c'ha una puzza veramente incredibile. Adesso io non so, se voi l'avete ragazzi ditemi qualcosa, perché non vorrei che fosse solo il mio boccetto che puzza così, però mi sembra di no, secondo me ha proprio assorbito il tipo la plastica, io non lo so, per me ha un odore veramente estremamente sgradevole. Niente ragazze, il mio video finisce qui, io e Susi vi salutiamo, saluta Susi, ciao, e fatemi sapere se vi andrebbe un po' quell'idea lì di questi mini vlog dove vi porto in vacanza con me, e se riesco a farlo mi farebbe veramente tanto piacere, e vi mando un bacione grosso e alla prossima, ciao!